forme progressive di sclerosi multipla rimangono un'emergenza, perché a differenza delle forme ricorrenti remittenti, dove ci sono terapie già disponibili, nelle forme progressive non si riesce a fare granché per cercare di almeno fermare la progressione. Abbiamo deciso di iniziare a tentare di utilizzare cellule staminali neurali, cioè cellule staminali del cervello, per provare a curare queste malattie. Se tutto questo si dimostrerà sicuro, come speriamo, perché questo è l'obiettivo dello studio, vorremmo a quel punto valutare se queste cellule, oltre ad essere sicure, sono anche efficaci. In tutti questi anni Fondazione Italiana Sclerosi Multipla c'è stata accanto non solo, diciamo, culturalmente, ma anche finanziando i nostri studi. Questo è stato fondamentale, perché essendo studi pionieristici in pochi ci credevano, invece grazie alla FISM abbiamo potuto concludere il nostro percorso finendo i trapianti previsti nei nostri pazienti pochi giorni fa. Ovviamente la speranza è quello, certamente, almeno di riuscire a fermare la progressione con queste terapie. La FISM è stata in questi anni per me e per noi un partner fondamentale. Io sono stato il primo ricercatore a essere finanziato 20 anni fa dalla FISM per poter andare all'estero a fare ricerca. La mia vita è legata, era legata e sarà legata alla FISM, quindi vi posso solo dire di sostenerla più che potete, perché è lo strumento attraverso il quale noi riusciamo a fare la ricerca che voi volete che noi si faccia, cioè la ricerca per creare, cercare e trovare delle terapie che un giorno possono aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno. Grazie per il vostro prezioso sostegno.